Allora, Mimmo Cuticchio, lei famosissimo, discendente di una famiglia di pupari, che comunque ha avuto anche modo più volte di fare delle incursioni in ambito cinematografico, innanzitutto anche col padrino di Francis Ford Coppola, no? E che appunto le ha creato questo splendido personaggio di narratore di pupi, no? In un certo senso. E poi recentemente, ecco, questa sera per l'evento Terraferma, quello Sciacca Film Fest, in un ruolo importante nel film di Roberto Crialese. Lei, come uomo anche di teatro e come puparo, quali sono, secondo lei, le differenze fra il cinema, il teatro e il mondo dei pupi, l'opera dei pupi? In due parole potremmo dire che l'opera dei pupi era un po' il cinema di una volta. Il conto, cioè il racconto, lo possiamo avvicinare alla radio, mentre l'opera dei pupi lo possiamo avvicinare alla televisione o al cinema. Il mondo va avanti. Si inventano sempre cose nuove e quindi l'opera dei pupi è un cinema antico, ormai superato per certi aspetti, però se i pupi continuano a nascere, se i testi continuano ad essere scritti, se il pubblico continua ad andare in questo teatro, significa che è ancora vivo e ancora può vivere. Quindi diciamo che il cinema non ha ucciso il mondo arcaico dei pupi, né i nuovi media l'hanno scavalcato. No, nessuno uccide nessuno. Il tempo cambia le cose. È la natura, è la vita. Non dobbiamo affezionarci troppo a ciò che ci passa davanti. L'uomo è dentro il tempo della vita, quindi è il tempo che invecchia. Noi non invecchiamo, noi viviamo e moriamo e quindi entriamo dentro. Tutto ciò che facciamo lo facciamo in questo breve attimo di vita che viviamo. Io ho avuto il piacere di portare i pupi per tante occasioni nel cinema, dagli anni 70, Coppola è arrivato, insomma, da poco, il Padrino 3, che ha inserito i miei pupi e il mio Cunto in una scena. Ma già prima avevo partecipato ad altri film o documentari dove i pupi sono anche protagonisti. Quindi mio padre diceva che forse la televisione che stava nascendo negli anni 50-60 avrebbe dato fil da torcere al teatro e forse l'avrebbe ucciso. Io non l'ho mai pensato così, pensavo che la televisione era una bella invenzione, il cinema lo stesso. E semmai ero io che dovevo cercare di inserirmi in questo mondo. E non è stato facile, però alla fine ci sono riuscito. Ieri, sempre qui allo Sciacca Film Fest, è stato proiettato proprio per una tragedia siciliana di John Turturro. Lei, possiamo dire, è stato investito da Turturro quasi da mentore, da maestro per appunto questo viaggio e anche per insegnare in un certo qual modo la grande arte dei pupi. Tant'è vero che lo stesso Turturro aveva un suo piccolo pupo, no? Com'è stata quell'esperienza? E lei da buon siciliano, come vede il rapporto che secolarmente per via dell'immigrazione, tema anche di uno dei primi film di Crialese, oppure, ovvero Nuovo Mondo, che ha sempre legato appunto la Sicilia con l'America. Lei come vede appunto quei siciliani così ormai lontani e qual è stato appunto il rapporto con un americano siciliano d'origine che ha voluto riscoprire in un certo qual modo la propria terra? John Turturro non parla siciliano e nemmeno italiano. Adesso forse ha imparato qualcosa. Io non parlavo inglese e quindi non potevamo comunicare parlando, però abbiamo comunicato con
con le radici che lui cercava e che io ho. Quando io ho capito che lui era entrato nel mio teatro perché stava cercando le radici della sua terra, e allora io l'ho fatto entrare e come un bambino l'ho fatto giocare, perché nel mondo del teatro, ma anticamente si faceva nel circo e in tante attività teatrali, si inizia da bambini. Se inizi da bambino ti viene la passione, perché prima c'è la conoscenza e poi ti affezioni e difendi ciò che conosci. Quindi ho pensato, lui è venuto qui a cercare le sue origini, è entrato nel mio teatro perché è l'unico teatro antico che ancora sopravvive in Sicilia, e allora se io lo accetto lo devo portare nel labirinto delle radici della mia tradizione. Per cui ho provato e lui è stato al gioco, lui è diventato un bambino vicino a me e io mi sono fatto papà ma anche bambino con lui per giocare con i pupi, e solo così abbiamo potuto comunicare al di là della lingua. Arriviamo al film evento di questa sera, ovvero Terraferma di Crialese. Come è stato interpretare questo ruolo, appunto anche qui ancora una volta da patriarca, da padre pieno d'esperienza, e come ha vissuto appunto il film stesso e poi anche la partecipazione al concorso della Mostra d'Arte Festival di Venezia? Beh, la parola patriarca da l'immagine un po' di colui che vuole che le cose non cambino. Il problema in questo film non è se le cose devono cambiare, antropologicamente è corretto che una cosa cambi. Anche chi non ha studiato, chi vive in un'isola, chi non sa niente, sa che il mondo cambia. Soltanto che se si cambia bisogna che il cambio sia uguale, se non migliore, di quello che abbiamo lasciato. E allora è chiaro che Ernesto, nel film di Terraferma di Emanuele Crialese, difende quei valori che l'uomo costruisce, quelli che sono i sapere di tutti, anche del popolo, i maestri d'ascia per esempio, che adesso che si costruiscono le barche finte o le barche non più di legno, il maestro d'ascia quasi quasi sta scomparendo. Cioè, ci sono tutti quei lavori artigianali intorno a questo mondo che vanno finendo. È vero, il mondo cambia e tutto cambia, sì, però lui c'ha un nipote a cui deve trasmettere i saperi. In quel momento c'è un passaggio antropologico. Suo figlio adesso ha a che fare con i turisti, però lui vede la vita che fa con i turisti. A lui non interessa, non piace, lui preferisce andare a pesca, e il nipote ancora è giovane, lui se lo porta perché è suo dovere insegnargli il mestiere. Poi il ragazzo potrà scegliere, forse stando troppo col nonno non avrà magari la possibilità di scegliere perché troppo forte sarà la figura del nonno, ma quanto in quel momento il nonno comunque sente il dovere di difendere ciò che ha imparato e trasmetterlo al nipote. E questo lo vive in questo film drammaticamente, perché far sentire un uomo anziano con tutto il bagaglio culturale che ha dentro, un vecchio che si possa ritirare alla pensione senza che lui l'ha deciso, questo non mi sembra proprio corretto, né tantomeno penso che anche oggi un qualsiasi uomo che ha un valore raccolto dalla famiglia o per propria esperienza lo voglia così donare facilmente o buttare al vento senza che ci sia possibilità di un futuro. L'ultima breve domanda: il tema centrale del film di Crialese, Terraferma, e l'immigrazione. Abbiamo detto che già un suo primo film, appunto, Nuovo Mondo, parlava del fenomeno all'incontrario, ovvero dei siciliani in America.
oggi appunto mi dicevi tutto cambia, anche oggi è cambiato un po' il fenomeno, mantenendo però più o meno la stessa linea. Ora sono loro che vengono da noi, altre popolazioni, altre persone vengono da noi. Lei da siciliano, non da attore, non come Mimmo Cuticchio, da uomo, cosa pensa riguardo a questo fenomeno? Ma sai, l'uomo, l'attore, il teatrante, il siciliano, cioè non li puoi dividere. Noi ci portiamo appresso quello che siamo, la storia è la nostra famiglia, è la nostra, del quartiere, del paesello, della borgata, della città dove viviamo. E io non posso fare finta che non ho girato il mondo, che non ho studiato. E quindi la mia sensibilità è particolare rispetto a un siciliano qualsiasi che può vedere un problema, un problemino. Io non ci vedo nessun problema, io penso che l'uomo è andato sempre alla ricerca di dove vivere meglio, l'hanno fatto gli uomini primitivi, lo hanno fatto in tutti i continenti, per cui penso che convivere con altre comunità, con altre etnie, penso che non sia un problema, non deve essere, non mi piace nemmeno usare questa parola, penso soltanto che è una ricchezza. Forse qualcuno è un po' più avanti dell'altro per motivi che sappiamo, in certi paesi ci sono le guerre, in altri no, in altri da noi la guerra non si fa più dal 43, quando è finito nel 45, mentre in altri paesi ancora ci sono le guerre, quindi probabilmente molte cose sono rimaste ancora là ferme, ma noi non ci dobbiamo dimenticare che prima che arrivassero gli americani qui non conoscevamo nemmeno il DDT per uccidere i pidocchi. Per cui se adesso vengono queste persone che hanno bisogno di aiuto, chiedono aiuto, hanno bisogno di vivere in pace, dare un futuro ai loro figli, noi, non dimenticando il nostro passato e il passato di tutti gli uomini, ci dobbiamo mettere più vicini a questa gente e cercare di sforzarci noi per far sì che loro migliorino la loro vita, che ci raccontino la loro cultura e magari insieme possiamo far nascere un'altra cultura, come hanno fatto i normanni quando non hanno distrutto la cultura araba. Forse dalla nostra cultura occidentale moderna ne può nascere un'altra che è una buona combinazione con quella che viene dall'Oriente o da tutti questi altri paesi. Io ringrazio il Puparo, l'attore, l'uomo di teatro e di cinema, ringrazio Mimmo Cuticchio per la sua disponibilità e buona permanenza qui allo Sciacca Film Fest.